ritrovati, amiche e amici del gameplay, su Gamerversize, in compagnia del solito Tra90, su Just Cause 3. Siamo pronti a fare la missione che precede la missione finale. Scusate tutta questa ripetizione di missione. Vi faccio vedere, per capirci meglio, questa che sbloccherà poi questa dopo aver liberato un groviglio blu. Quindi ora, oggi faremo questa missione qua, e nella prossima faremo la liberazione dell'avamposto più la missione finale dell'atto 2. E poi si andrà dritti verso l'atto 3. Molti di voi mi hanno chiesto di fare anche gli avamposti, quindi dall'atto 3 in poi comincerò anche, se sempre si infostrerà dentro la settimana e risolve il problema, cominceremo anche a fare più video di avamposti, visto che tanto ce ne stanno ancora tanti da conquistare, e quelli dell'ultimo alto sono anche un pochino più difficili e danno anche un po' più di sfida. Intanto andiamo avanti, non perdiamoci in chiacchiere. Cioè, ragazzi, contate che prima per fare un video di 16 minuti ci mettevo massimo 2 ore. Adesso ce ne metto 4 sì, e mezza, 5. Mozzafiato, direi. Quindi un po' sono messo male. Dei cavi. Fammi indovinare, alimentano le armi di Diravello che proteggono la base principale. Esatto. L'arma a impulsi di Bavarium non funziona senza energia e dati. Tagliando quei cavi priverai la task di entrambi. Ah. Trova il punto d'origine e distruggilo. Una passeggiata. Vediamo dove portano, ok? Vabbè, si è capito quello che dobbiamo fare. Quell'altro dobbiamo seguire i dubbi, ma dobbiamo seguire i cavi. Quindi missione un po' del cavolo sempre. Ok. Non mi ha fatto quello che volevo, però vabbè. Oh, attivi? Perfetto, da quella parte là. Peccato che il gioco di per sé, ciao, dopo che lo giochi un po', non è neanche malaccio, non è. Continua a seguire quei tubi. Purtroppo c'ha queste missioni un po' troppo uguali una dall'altra. Vediamo se l'ultimo alto saprà regalarci qualche momento indimenticabile. Questi tubi mi condurranno a un altro centro di controllo delle tasche. Sembrerebbe. Probabilmente disattivano le armi a impulsi che proteggono Corda Dracon. Permetterebbero ai ribelli di impadronirsi della base e della regione. E beh. Come l'atto 1 che dovevamo disattivare lo scudo e l'arma. I tubi sono finiti. Però ci sono le barche. È uguale alla missione dell'atto 1. Spiccicata, uccidi le guardie, uguale. Guarda, impadroniamocene di una. Ne vedo una che c'ha i missili, però. Non mi accontenta. Oh cazzo, chi mi sta sparando? Eh no, non ci arriva. Oh sì che ci arrivava invece. Cazzo. Bene, vabbè. Quella è andata però. Faccio prima abbordarle così. Ah, e qua sto protetto, bene. Perfetto. Sono rimaste solo loro. Via, casca in acqua subito, immediatamente, prima del missile. Ottimo. Qua sotto va. Tanto da qui non ti vedo. Oh, che è quel tubo là, ragazzi? Chissà dove porta. Ma sicuramente io me lo immagino pieno di roba sto gioco, un po' come Dead Light. No, tu non spari proprio con il lanciarazzi. Hai capito male. Bene.
hanno fatto una brutta fine. Il lanciamissili ce l'abbiamo già tanto. Pieno? No, qual era questo? 5 proiettili. È il massimo che possiamo portare. Bene. Ah, si entrava lì, infatti. Quindi mi rimangio quello che ho detto sui segreti. Ragazzi, in questa puntata i saluti li faccio alla fine, eh. Il cancello è aperto. Continua a seguire quei tubi. Se noi rimandiamo alla prossima puntata perché me ne sono scordato. Mi scuso con tutti quelli che dovevo salutare. Bene. È identica, ragazzi, è identica. Non trovo niente di diverso. È veramente la stessa cosa, ecco i dottori. Io rigorosamente farò esplodere, no? Che possiamo farci a questo? Ok, rimani là. E non romperci. Poi ci sono armi. Oh, una altri bomba. Tuoi colleghi, Dima. Credi di essere spiritoso? Quindi prendiamolo, voglio vedere com'è. Rimani là. Vanno qua sotto, vanno. Dobbiamo tuffarci qua. E lì è chiuso, sembra. Questa porta è chiusa. Te pareva. Vediamo. Sì, è chiusa. Ma c'è un tunnel che la gira. Allora troverò il tunnel. Ecco il tunnel. Non vuoi sbrigarmi, se no qua rimani senza fiato. Io continuo a ripetere che il rampino sott'acqua era una cosa figa, era. Peccato che non l'hanno messo. Ah, che aspetto familiare. Mettiamoci al lavoro. Sì, devi distruggere tutto. È ciò che so fare meglio. Vai! Ok, distruggiti. Bene. Questo è il rumore della vittoria, ragazzi. Devo fuggire, però. Se perdo qui no, eh. Eh no, oh, oh, ma che c'hanno i... No, no, sono morto. Cazzo c'hanno i fucili al plasma. Ma che è Star Wars? Cazzo stanno. Pezzi di merda. Questo è un ninja. E ninja è sto cazzo, siete bastardi. Già pompa è quasi quasi rotto, eh. Rimani là e stai zitto pure tu. E liberiamo sto cazzo di coso. Perché non si rompono sti aggeggi del cazzo? E dai! Bel lavoro, Dima. Le task sono state disattivate. Le forze ribelli possono avvicinarsi a Corda Dracon. Bello, oh, ragazzi. Un'altra via d'uscita. È praticamente la stessa missione, ragazzi. Vai. Bene, missione compiuta, interferenza elettromagnetica. Ragazzi, non posso unirlo a, come ho già detto, alla conquista di un avamposto perché poi ci metto troppo a caricarlo. Finché non mi risolvono questi problemi non posso farlo. Chi conosce il mio canale sa che faccio anche video molto più lunghi, però questo problema sono impossibilitato. I saluti, vi rimandiamo al prossimo video. Ragazzi, se io dovessi scordarmene, scrivetemelo e ricordatemi perché...
C'ho mille cose che passano in testa e me le scordo sempre. Quindi scusate chi non ho salutato, poi vi saluto nel prossimo video, sempre uno alla volta, uno per video, ragazzi. Bene, da 390 Game Over Size è tutto e ci vediamo nel prossimo video di Just Cause 3. Ciao ciao ragazzi.